Rieccoci qui con una nuova puntata, la numero 3. Abbiamo Celerium Myanmar 2025, obiettivo tieni Celerium. Ok, ci possiamo sempre equipaggiare come ci pare, vediamo. Allora, abbiamo sbloccato tante cose. Vediamo. Direi di prendere questo. Mi ispiro. Poi, lì. Accessori. Questo ne diminuisce la precisione. Direi di metterci questo e questo. Poi, arma secondaria, il Titus. Vado per il Titus, no, vabbè, vado per il Titus. Voglio dei granati semplici. Cos'è sta roba? No, no, una semplice granata. Quella impulsi elettromagnetici, kit di accesso, va bene. Ok. Iniziamo. Tutto inizia così. Tuo padre cerca di uccidere Menendez. E lui vuole vendetta, a costo di metterci anni. Menendez, ai tempi, era ancora un pesce piccolo. Si era arricchito con un giro di narcotraffico in Nicaragua. L'aveva ereditato il padre, ucciso dalla CIA. Il guercio ce l'ha con l'America. Noi cazzeggiamo in Medio Oriente mentre i russi e i cinesi se la spassano. No, i politici ne fanno una questione di ideologia. Puttanate. Dammi il telefono. Ok. Materie prime rare. Ormai il mondo dipende da questo. Chi le controlla? La Cina. Mentre noi lecchiamo il culo ai cinesi. Il misterioso social network Cordis Dia fomenta movimenti di protesta simultanei in Corea del Nord e in Iran. Chi guida Cordis Dia? Nessuno è mai riuscito a vederlo finora. È noto solo con lo pseudonimo di Ulisse. Ulisse, sto cazzo. È Raul Menendez. Coglioni. Al JSOC non mi hanno ascoltato. Erano già fissati con i droni. Roba da matti. Basare un intero esercito su un minerale controllato interamente dai cinesi. Mi serve da bere. Stronzetto, cerca delle infermiere. Non voglio merda dietetica. La rivelazione di Cordis Dia, secondo cui il cyberattacco è stato ordinato dalla Casa Bianca, ha fatto infuriare il premier cinese Chen. Dopo tutti i casini che ha combinato il governo americano. Per una volta è innocente, ma nessuno gli crede più. Spengono la rete di Cordis Dia. 2 giorni dopo, trovano il direttore dell'FBI morto, bruciato vivo. E ora 1 miliardo di persone sono certe che Raul Menendez sia il salvatore. Beh, indovinate un po'. Non lo è. Mi conviene farlo fuori subito. O sarà un casino. Ta-na-na. Ok, sì, signor capitano. Pazzesco! Menendez ci nascondeva un cazzo di esercito privato! Ah, questo. Governo, veterani, armi all'avanguardia. Quanti seguaci avrà Cordis Dia? Che so, 1 miliardo? Forse 2. E non crederanno che il loro capo è un terrorista. Menendez è il loro messia. Avranno un brusco risveglio, allora. Ho detto tutto. Ora vediamo cosa Menendez tiene là dentro. Sei pronto, Harper? Attenzione! Non voglio restare qui. Allora, mi faccio male.
I nanoguanti hanno ceduto. Intanto si frizza il monito. Allora, poi c'è. Terreno irregolare. I nanoguanti saranno gli straordinari. Finora tutto bene. Resistenza. Una passeggiata. Non sia assediata. Non sottovalutare Raul Mendes. Sì. Ah, dimmi. Cordis Dio. Che cosa significa? È latino. Giorno del cuore, credo. Ha un che di nobile. Quello che Menendez fa credere ai suoi seguaci. In realtà, è tutt'altro. Crosby, a te. Ok, mi sono un po' schiantato. Allora, con calma, riproviamo. Sangue freddo. Vai. Sei stupido. Apertura! 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 Avete il fianco sinistro? Roberto, pronti al tuo segnale? Kraken, qui Harper, rispondi. Il nemico sta per abbandonare l'area. Attendi istruzioni. Servono certezze sulle loro potenzialità. Procedere all'ingaggio. Section, lo vedi anche tu? Sì. State pronti al mio segnale.
Cos'è la granata EMP? Friggerà i loro sistemi stealth. Non è buono. Stavo scappando.
vigile con le EMP. Esserci dell'altro sottoterra. Kraken Twin Section. Base di superficie neutralizzata. Stiamo passando alla struttura secondaria. Facciamola saltare. Indietro. Sì, ma cosa me l'hai tirato in addosso? Che stronzo. Sì, i miei compagni di squadra ce l'hanno con me. Potrebbe esserci dell'altro sottoterra. Kraken Quiz Section. Base di superficie neutralizzata. Stiamo passando alla struttura secondaria. Facciamola saltare. Indietro. Permesso. Occhio, le inondazioni avranno indebolito la struttura.
Retina? Retina al mio occhio. Oh cazzo! Guardate! Quella di prima era solo una copertura. Le pareti sono spesse. Dentro non comunicheremo. Aggiorna Briggs, digli che entriamo. Kraken, qui Harper. Struttura d'alta tecnologia confermata sotto il tempio. Richiedo unità d'assalto e contenimento alle nostre coordinate. Attenzione, appena entrati perderemo il contatto radio. Kraken confermato. Unità mobilitata per intervento immediato. Restate in attesa. Salazar, apri. Sistemi stealth nemici. Daranno un bel da fare ai nostri tecnici. Mettila, così non ti vedranno. Bene. Madonna, 101 colpi nel caricatore questo fucile. Ecco perché sparava randello. Aspettate che metto più un po'. Quella roba esplode alla grande. Non è che passa! E un cucchiaio nel ruote ghiera! Ah, questo. Salazar. Cos'è sto portale? Vado a sinistra. Hanno altre torrette. Passate.
aspettate un secondo. Opzioni, comandi, combattimento. Ok, via libera! Questa è roba della 3D Fabrication. Armi leggere, cose del genere. Menendez si prepara alla guerra. Woods ci ha parlato della ricchezza accumulata da Menendez. L'ha investita tutta in armamenti. C'è qualcuno? No, no. No, non uccidetemi! Ok, vieni fuori. Questo è il laboratorio di un noto terrorista. Inizia a parlare o finisci male. Mi chiamo Eric Brainer, magnetometrista. Ah sì? E Cordis Dia, che cosa se ne fa di te, eh? Mi hanno portato qui per studiare il Celerium. È un nuovo elemento raro che rivoluzionerà le tecnologie dei microprocessori. Stanno arrivando! Fatemi uscire da qui, vi dirò tutto! Stai giù! Stai giù, cazzo! Ma di che ci sono milioni, però... Guardalo! Proviamo con questi scudi! Siamo lì come riparo! Servono due persone per sbloccare il meccanismo. Arrivo. Al tuo via! Oh. Seguimi! Che figata! Correlazione quantistica. Qui dentro c'è più potenza di calcolo che nel vostro intero apparato militare. Girava voce che Menendez volesse usarlo come base di un cyberattacco senza precedenti. Si parlava di qualcosa chiamato karma.
Forse è il nome della cyberarma. Se Menendez usasse un worm basato sul Celerium per il suo attacco, nessuno riuscirebbe a fermarlo. Di sicuro non io. Che cazzo? Scopri dov'è la squadra di supporto! Dietro di noi! Arrivano! Qui Hunter! Aggiornamento sullo stato dei rinforzi! Posizioni difensive! Grazie! Cazzo, non risponde! Ce la faremo, con o senza supporto! Sì. Non è finita! Briggs, calma! È la squadra di recupero! Cazzo, che bello vedervi! Credo che la missione possa dirsi compiuta. Ammiraglio Briggs, lieto di vederla. È reciproco, Sergio. Qualunque sia il piano di Menendez, il Celerium è la chiave. Oggi il bastardo ha masticato amaro. È solo un uomo, ammiraglio. Vuole far credere di essere di più, ma non è altro che un povero vecchio. Vecchio e patetico. E anche quest'altra missione è conclusa, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo nei prossimi giorni con un'altra puntata. Dalgard è tutto, ciao a tutti!